Un saluto a tutti e ben ritrovati a Devoldo 125, nuovamente con l'operazione Barbarossa su Hearts of Iron 4. Nello scorso episodio avevamo iniziato l'operazione Barbarossa, nonostante il clima, diciamo, ancora abbastanza primaverile, quindi con un po' fangoso, ci aveva rallentato un po' l'invasione, ma nel Caucaso è dove stavamo ottenendo i migliori risultati, perché guardate qua quante divisioni ci sono dei russoschi e le stavamo praticamente tutte intrappolando, considerando anche il fatto che qua non ci sono porti. In questa zona qua, e per passare qua devono passare attraverso i nostri convogli, quindi è davvero brutta per loro, e tutte le unità che vanno in giro per il mondo stanno inesorabilmente morendo di stenti. Quindi ripartiamo, velocità 2, qua di cosa abbiamo bisogno? Avevamo bisogno di cromio, cromo, ma non potevamo importarlo in nessun modo se non dall'Australia, e tutto quello che ci può dare gli Stati Uniti. Non vi preoccupate che la Russia ne è in abbondanza, quindi... Dov'è tutto il cromo della Russia? Ce n'è un po' dappertutto, ma tanto... Penso che faremo un bel puppet della Russia. Una parte prima degli Urali, io interesse nella parte prima degli Urali. E poi vedremo cosa succede. Comunque, bando alle ciance, non pensiamo già alla vittoria finale, ma pensiamo più che altro... Perché non vedo le mie unità? Ah, infatti dicevo, cavolo, non le vedo però le mie unità. Questo è un bel bug però, eh. Questo è un bel bug. Questo è un bel bug. Ok, sono riapparse, magicamente magia. Ed è subito magia. Ok, tagliamo fuori i russi in più maniere possibili e immaginabili. La cosa abbiamo fabbriche via l'avviso, via i porti, unfilled request via, missing equipment, medium SPG, non è un problema, poi le faremo. Ok, qua stavamo assaltando Odessa, go go go. Qua c'erano due unità russe che stavano, diciamo. Ok. Questo qua, signore qua. Prendiamo la polizia militare, facciamolo fuori. Queste forze qua possono tornare anche al fronte di guerra alla fine dopo aver fatto i loro doveri nelle varie a sterminare i vari russi in giro per il mondo. Ok, riportiamolo qua, perfetto. Krasnodar, qua chi è che pensa supplies? Ok, qua stiamo avanzando su tutta la linea. Ok, Messi è già arrivato a destinazione, fortunatamente. Qua distruggete. Qua avanzate. Advance. Non lasciateli ripiegare. I fronti qua di nuovo non si stanno intrecciando. No, quello di Messi arriva fino a qua. Quello, ok, no, è tutto a posto. Tutto a posto, qui abbiamo un aeroporto con 1000 aerei. Adesso rimettiamo la mappa aerea. From Warsaw, che ne abbiamo 1000, giusti. 1000 aerei giusti, ragazzi, non neanche farlo apposta. Perfetto, spostatevi lì. Abbiamo superiorità aerea netta. Ok, il loro fronte praticamente è morto, non c'è davvero possibilità di risposta per i nostri amici russi. Messe mi fa così. Ok, tu stai andando lì, va bene, divertiti. Due divisioni, no, tutte devono essere assegnate a questo. Vai a prendere anche Tallinn. Wow, stiamo sparando dei razzi su Tallinn. Prendiamo un bel... Oh! Piazzavo. Chi è che è senza... Low supply a Minsk. Minsk po... Oh, qua stiamo perdendo alla fine. Ancora supplies qua. Abbiamo visto che in questa zona i supplies sono un po' fallaci, cioè... Nonostante abbia
Si è isolato, riesce ad avere supplies. Penso sia un bug, un bel buggone. Una Sparviero class. Vorrei darla alla Regia Marina, ma lo faremo dopo. Adesso non c'è fretta. Qua abbiamo isolato un po' di unità. Mi piacerebbe molto, perfetto, abbiamo isolato anche tutte queste. Wow, sono davvero tante divisioni. Qua sono oltretutto ancora isolate e qua saranno di nuovo isolate. Ok. Perché tu stai attaccando? No! Stolto! Qua se non glielo diciamo noi di prendere qua, mettono 70 divisioni per fare quello. Qua perché non li uccidete? Sono tutti circondati, quindi... Ok. Riduciamo il fronte di questo poveretto e allunghiamo quello... No, perché mi fai queste cose? Ok. Sì, per qua gli abbiamo lasciato un attimo di respiro. Dai, muovetevi. Non vedo l'ora che introducano quella modalità che si chiama, hanno detto, Rush per l'intelligenza artificiale. In pratica, quando non ci sono tanti nemici, potete dirgli bene. È giunto il momento che tu blitzkrieg come se non ci fossero domani. Senza che debba dirglielo io, insomma. Bravo, attaccateci, complimenti. Ad esempio qua, perché devi tenermi 8 divisioni? Ok, qua sono tutte chiuse. Basta attaccare qua. Lasciateli morire di stenti. Anche qua non ci sono porti, quindi moriranno tutte di stenti questi. Perfetto, anche queste moriranno tutte di stenti. E tu continui a dare una mano. El Salvador ci vuole mandare 17 divisioni per aiutarci. Accetta. Accetto perché queste qua mi torneranno utili. Ad esempio per la conquista del Messico. Ok, andiamo a... L'Unione Sovietica ci ha preso Panama. Ah no, Panama è sempre nostro, perfetto. No problema, no problema, le 17 divisioni di El Salvador, il Perù ad esempio. Non vuole venire il Perù, vabbè, peggio per loro, peruviani di merda, non venite. Ok, get out of my way. No, dove stai andando tu? Carro moderno, che poi questo qua non è un carro moderno, ma fa lo stesso, non li hanno... Non hanno messo più in concile. Qua stanno perdendo di nuovo. Qua si stanno infilando loro stessi nel pocket. Bravissimi. Così vi voglio. Una divisione di fronte a Sevastopol. Qua ci sono 46 divisioni che stanno subendo attrito. Intelligentissimi. Purissimi e levissimi. Fatevi levare dalle balle quelli. Ah, il Perù adesso vuole venire, va bene. Il Perù adesso vuole venire, ottimo. Ok, qua se ci riesce un altro bel pocket, qua sarebbe l'ideale. Anzi, no, fanculo il pocket. Hanno raggiunto tutti i loro obiettivi, tra cui anche Soddu. Soddu... Penso che So dovrà l'onore questa volta di raggiungere Mosca. Stavolta So 2 non messa. Non lasciateli recuperare, go go go. Dovete farli riposare, non è una, non sono in vacanza premi i russi. Anche il buon Giovannino Messe, go go go. Qua continuano a morire.
Lì c'è penso un russo che sta morendo poverino di fame, di sete, di qualsiasi cosa immaginabile su questa terra. Ok. Alla fine la nostra polizia militare l'ha ucciso qua, perfetto. Ci stiamo avvicinando anche a Stalingrado. Vorrei fare un bel pocket su tutto questo fiume. Visconti, Praska, il buon Praska. Buon Praska è lì. Badoglio c'ha una linea del fronte molto limitata. Ok, abbiamo allungato la linea di Badoglio. Pietro Badoglio lo mandiamo qua. Ok, con tutte le sue 26 divisionen. Non vi fermate per nessun motivo al mondo. Oi oi oi, tu dove stai andando? Ti hanno circondato. Diciamo che ci sono quasi creato questo specie di imbuto che l'intelligenza artificiale non riesce mai a capire cosa fare. Qua giù. Il giallino è arrivato a destinazione invece in India. Forze speciali. Frara, bravo Frara che sei arrivato a destinazione. Ta ta ta. Volevo spostargli là. Ok. Let's go, Nanjing l'abbiamo preso. Sì, però vedete che qua creano questi buchi. Il fatto che ogni tanto li manovri io, creano questi buchi e ci mettono tre divisioni lì a far nulla. Quando potrebbero benissimo avanzare. E qua aspettiamo solo che muoiano di stenti e poi li uccidiamo tutti. Stessa cosa qua, stessa cosa qua. Sono poche da migliaia e migliaia di sovietici quelli. Stalino è alle porte. Cioè ad esempio qua li stiamo facendo recuperare tutta l'energia che avevamo. Dai, levati, non fermatevi, dovete finire questo pocket. Stessa cosa per te, devi farmi, prova a farmi un pocket. Il Perù ci vuole mandare 34 divisioni, perfetto. Chi siamo noi per dire al Perù di non mandarci delle divisioni? Perù. Ok. New Theater. Non ti do nessun comandante perché non te lo meriti. Vai, divertiti. Ok, voi state ancora andando lì. Ok, go go go. Anche nel Sud America. Stiamo combattendo su tutti i fronti possibili e immaginabili. Perché qua ad esempio tu non mi vai a bloccare questo qua che sta facendo il furbo? Quale assurdo motivo poi Badoglio non attacca. Sta attaccando anche Badoglio. Vabbè. Cioè guardate qua. 12 divisioni a pattugliare un lembo di terra vuoto. Perché? Perché? Tanto ci avviciniamo a Mosca. Qua è un conto. Qua sono io che gli dico non fare nulla perché devi... Devi continuare a pattugliare perché voglio che muoiano di fame, non... Alla fine qua li abbiamo uccisi tutti. Ottimo. Ok, li uccidiamo. Quanti morti sono i sovietici? Wow, sono 500.000 di morti contro 50.000 nostri.
Uccideteli. 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 International Nicaragua is capitulated. Va bene. Sì, però ciccio. Vai. Prendi tutti i buchi di terra possibili. Vai, vai, tu devi blitzkriegera, blitzkriegera. Dobbiamo riunirci con quello, come facevamo su Earth of Iron 3. Vai, dobbiamo ritrovarci, tutti questi che sono dentro sono morti. Qua stiamo continuando a far stragi di giapponesi che provano a scappare dall'Africa. Decisamente stanno tentando di scappare dall'Africa. Ma noi non ci facciamo impietosia e li uccidiamo comunque. Leningrad si avvicina. Dai, datti una mossa anche tu. Ok, qua sul Caucaso è tutto fermo perché stiamo attendendo la loro fine. Stiamo davvero solo più attendendo che muoiano delle peggiori. Ma 12 divisioni sovietiche ci sono qua. Wow. 12 divisioni sovietiche. Complimenti russi. Esperti della guerra vi chiamavano. Esperterrimi proprio. Dai, fallo levare, meccanizzata, go go go. Show. Peccato questi non siano entrati nel pocket. No, qua non dovete. Ecco, oddio, ma perché questo qua si sta rideployando in modo errato? Vai, vai, vai. C'è ad esempio qua, vorrei che il suo fronte fosse più piccolo, allunghiamo quello di Badoglio. Mentre, ecco, di nuovo, una divisione, vai. Entra dentro, stiamo avvicinando a Leningrado. Che qua il nostro primo pocket di poveri sovietici moenti sta finendo, eh. Voglio vedere quanti morti ci saranno finito questo pocket. Chiusi questi. Dai, datti la mossa, vai a Rostov sul Don. Risali, dai. Ma che ti devo dire tutto io? Fermate l'attacco per nessun motivo. Non dovete fermarvi. C'è qua anche Badoglio, che cacchio sta facendo? Ok, non facciamo come i tedeschi che sono stati 3 anni ad assediare Stalingrado. Prendetela immediatamente. Dai però qua, perché tutte queste divisioni non stanno arrivando? Dai, veloci. Mi sa che non ci riesce il pocket, perché... Però... Voi... Andate a Redzev. Cominciamo a chiuderli. Oh, 13 di... Sono 13, 16, 17, 18. Wow, 18 divisioni. Send them back to Berlin. No, send them back to la morte. Vediamo. Voglio vedere cosa succede. Quante ne muoiono quando... Tanto voglio anche vedere qua com'è la situazione. Che stiamo vincendo. Cosa mi rappresenta quello? Ok,
Stiamo attaccando i messicani, anche il Messico facciamo capitolare, lo diamo agli Stati Uniti il Messico, così che anche gli statunitensi abbiano le loro vittorie. Oh, ecco qua Leningrado completamente isolata, tu attacca lì per cortesia. Circondate Leningrado. Alla fine siamo riusciti forse a chiuderlo. Sono comunque un buon numero di divisioni queste. Ok, qua un primo pocket è finito, vediamo quanti morti. Wow, 200.000 morti. Cominciate a chiudere questo. E poi c'è ancora tutto quello da chiudere. Questi hanno ancora voglia di combattere quelli. Non è che li chiudiamo questi. Ok, Stalingrado cade. E sta per cadere anche Mosca, ragazzi. Giugno del 48 gli italiani entreranno a Mosca. Si preannuncia una battaglia su cosa proprio questa? Chi è che è rimasto senza supplies? Vabbè, questi qua, ma non ci interessa. Oh, abbiamo chiuso questo pocket. Madonna, adesso proprio di ignoranza. Ignoranza pura. Moscow! Leningrad is fallen. Leningrad is fallen. Allora, qua cosa sta succedendo? Perché il Messico non sta capitolando? Fate capitolare il Messico alla svelta. Okay, stanno attaccando. Chiudete sto pocket. Rostov! Siamo arrivati a Rostov. Overrun, overrun, muovetevi. Comunque Badoglio è rimasto isolato dal fronte, povero Badoglio. Proviamo a fare un... proviamo a fare un altro... Dai, dammi gli ordini. A Kalin. Tutti a Kalin. Cacca lì, cacca là. E anche questi li chiudiamo. Italiani senza pietà. Un milione di russi contro 70.000 italiani. Wow. Sono 19 divisioni meccanizzate qua. Wow. Chiudile, chiudile, chiudile se riesci. Chiudiamole qua sul Don. Ok, vediamo di chiudere sul Don. Stessa cosa ci puoi fare a te su Stalingrado. Astran! Astrakhan! Non Astran, come dicevo nella... Time to die! Fanno quasi pena, quasi però. It's time to die! It's time to die! It's time to die! Siamo arrivati alla linea di Mosca. Linea di Mosca. Vediamo se poi riusciamo a sfondare da questo lato. Comunque Badoglio non sta facendo più nulla, perché tanto la Leningrado è caduta. Beh, vogliamo davvero farci mancare la bomba atomica su Mosca? Roslav. Strategic bombing. Dove sono? Eccoli qua. Ne bastano 200 e altri 200 fighter, giusto per dire
Abbiamo qualcosa da combattere. Dove sono gli altri 200 di fighter? Fighter. Davvero non abbiamo più centauri del 46? Non abbiamo 2000 qua che non fanno nulla. 200 fighter. Set limit. Attendiamo che arrivi e poi tira una bella atomica su Mosca. Giusto per non farci mancare nulla. Dove sono finite quelle 19 divisioni? Ci sta riuscendo un altro pocket. Veloce a chiuderlo. Magari facciamo cadere Helsinki. Ok, time to die anche qua. Ho molta ignoranza. Time to die! Riusciremo a raggiungere il milione di morti? Direi decisamente di sì. Direi decisamente di sì. Un milione di morti adesso. Wow. Che massacro. Ce ne sono ancora. Possiamo marciare su Teheran comunque. Quant'è l'unità nazionale degli iraniani? 80%. Questo è un punto vittoria dell'Iran. L'Iran dovrebbe essere nell'asse, giusto? L'Iran è nell'asse. Quindi già che ci siamo, facciamo fuori anche l'Iran. Dai, chiudere qua, chiudere. Azzua, non siamo riusciti a circondare nessuno. Poi ci stiamo avvicinando pericolosamente a Stalingrado. Come faccio a dirgli? Ok, così. Ok. Stiamo varcando il Don. L'abbiamo già superato in teoria il Don. Tempo di andare sul Volga. Stali, che bel pocket qua, pocket coffee, pa. Con molta ignoranza lo chiudiamo così. Vai, too much su Helsinki. Voglio far capitolare anche la Finlandia. Oh, voglio dire, qua è finito. Mexican Socialist Republic has capitulated. Ottimo. Molto bene. Qua non riescono a sfondare, da 3 anni che combattono e non riescono a sfondare. Qua 3 nazisti morti, sempre bello vedere un nazista morto. Ok, li stiamo sfondando. Oh, qua che poveretti i russi. Voglio circondarla però Mosca prima di bombardarla. L'Unione Sovietica a metà dell'opera di arrendersi. Volevo vedere i morti. Ecco cosa mi sono dimenticato. Solo 1.400.000 c'erano qua. Così pochi. E qua ce ne saranno. Pensavo ce ne fossero molti meno qua. Ok, stiamo avanzando su tutta la linea. Hello, Russia! Helsinki lasciata indisturbata. Badoglio non sta facendo più nulla. Dove lo possiamo andare, Badoglio? Ci sono altri punti di vittoria per gli iraniani. Sì, uno qua sotto, non so se ci arrivo. Poi non con queste 40 divisioni lì. I giapponesi che è a posto. A proposito di giapponesi. Ok, no, qua stanno avanzando in India, ottimo. E qua non sono più avanzati neanche avanti. I giapponesi si sono accorti che forse avrebbero dovuto. 7 divisioni moenti e ce le lasciamo lì. 7 divisioni giapponesi così. Boom! Sparite. Poi manderemo il nostro esercito regolare contro. Guardate qua. 7 divisioni per un lembo di terra. Continuiamo a fare vittime.
No, figa, c'è ancora... Perché questi qua non stanno avanzando? Ok, il Giappone ha abbandonato l'Africa. Ci sono solo più nazisti. Ok, ci sono solo più nazisti e noi ce la prendiamo tutta. Ma proprio tutta. Poveri, ci sono ancora due signorotti qua, vai a prenderlo. Poi rimettiamo un attimo a posto i fronti prima di... Stalingrado. Stalingrad is fallen. Facciamo che fa arrendere anche questi. In modo tale che sia la fine per loro. This is the end, my little friend. Comunque, operazione Barbarossa che prosegue. Questo episodio abbiamo fatto la bellezza di 1 milione di morti. Erano già 500.000 nell'altro episodio. Abbiamo fatto un altro 500.000 di morti in giro per il mondo. Ci sono ancora un po' di French comune. Dove sarebbe da far arrendere? Non so dove sia la Francia, cosa gli sia rimasto. Ma lo faremo arrendere. Comunque, per questo episodio è tutto. Un saluto alla prossima. Ciao ciao.